Che fai ora? Diciamo che mi proteggo da solo. Un giovane cineasta lecchese, nato in Bielorussia e cresciuto nel quartiere di Maggianico, Gleb Papù, sta ottenendo diversi successi dopo il diploma al Centro Sperimentale di Cinema. Innanzitutto un suo cortometraggio, Il Legionario, è stato proiettato alla rassegna critica del Film Festival di Venezia. Sono bielorusso, naturalizzato italiano, vivo a Lecco da quando ho 11 anni, ma adesso sono domiciliato a Roma e a settembre 2017 è stato il mio cortometraggio Il Legionario, è stato proiettato alla settimana della critica al Festival di Venezia 2017. E questo è il mio diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia, che l'ho girato esattamente un anno fa. Ed è stato, la post-produzione è stata completata in primavera 2017. Il cortometraggio è la storia di un poliziotto del reparto mobile di Roma, di un ragazzo figlio di immigrati africani, quindi nato e cresciuto a Roma, che un giorno scopre che la sua squadra dovrà sgomberare il palazzo occupato dove vive sua mamma insieme al suo fratello. Quindi lui, scisso fra l'amore per la propria famiglia e la fedeltà per il proprio corpo di polizia, dovrà scegliere da che parte stare, andare fino in fondo senza compromessi, insomma. Io, insieme ai miei sceneggiatori di fiducia con i quali ho scritto Il Legionario, abbiamo partecipato al bando promosso dalla Cineteca di Bologna che si chiama Premio Mutti, che stanzia 18.000 euro per un progetto audiovisivo dedicato ai registi di origine migrante, di origine straniera. Pertanto abbiamo partecipato e abbiamo vinto il primo premio, che sono questi 18.000 euro con un cortometraggio che sarà realizzato con questi fondi, che è sempre inerente al tema di seconda generazione, quindi figli di immigrati nati e cresciuti in Italia, che parla di una ragazza di origine nigeriana che deve tradurre nella lingua Igbo, la sua lingua dei suoi genitori, delle intercettazioni per la polizia, e a un certo punto deve decidere se condannare o far arrestare la sospetta, ovvero l'intercettata. Quindi anche qui deve fare una scelta e subirne le conseguenze, che questa è la vita, questa è la realtà, perché la favola non esiste. Credo che, come disse Malcolm X, nessuno ti dà la libertà se non te la vai a prendere, quindi per qualsiasi cosa, se vuoi qualcosa, te la vai a prendere, anche nel paese di contraddizioni, come spesso è definita l'Italia, soprattutto a Roma. Insomma, quindi secondo me, se uno vuole veramente qualcosa, sfida il sistema e se la va a prendere o muore provandoci.